Partirei da questa analisi del tipo, diciamo, di spettatore che sono. Da un po' di tempo a questa parte non riesco più, diciamo, a stare dentro il gioco delle convenzioni del cinema tradizionale. È evidente che quando si tratta poi di passare da spettatore invece ad autore, fai cose che sono contrarie a quelle che non sopporti. Partiamo da questo. Quindi questa convenzione, secondo me, è oramai arrivata al capolinea. Cioè, chi è interessato, mi tolgo il cappello, mi viene in mente Tarantino, che ha avuto l'infelice così espressione: il cinema è cinema d'azione, l'altro non esiste. Rabbrividisci di fronte a queste affermazioni. Il suo cinema non mi ha mai interessato, da subito devo dire non sono stato un fan di questo tipo di cinema, e non posso dire il tuo non è cinema, non lo direi mai, è un cinema che non mi interessa, di questo sono sicuro. Quindi anche quando dicono questo non è film, è un film, è un altro genere di film, è come se si negasse in letteratura la saggistica, no? Non so. È come se io dicessi il romanzo d'appendice, il romanzo rosa non è letteratura, è una letteratura per quel pubblico a cui piace quel genere di cose. Un cantautore italiano con un'altra uscita che deriva dall'ignoranza totale di questa gente ha detto: la canzone deve essere canzone d'amore. Ma dove l'hai letto? Cioè, in quale libro? Dimmi. No. Cioè, a parte che dico, anche la noia di costruire, perché posso capire una persona che si innamora ogni 6 mesi ed ha come il bisogno, no? Ma sempre, vabbè, però per essere precisi, il Salmo biblico è stata una delle prime canzoni dell'uomo, e certo il Salmo biblico non parlava di Maria, nel senso la compagna di banco, dico, o di Giuseppina. E poi lasciamo stare tutta la zona arabo-andalusa del Medioevo, oppure insomma la chanson de Roland, eccetera. E poi anche se fosse stata sempre una canzone d'amore, io direi, sai che ti dico? E io parlo ad altro, no? Me lo permetti che usi la struttura della canzone per dire sei un cretino, no? Anziché dire mi sono innamorato, eccetera. Vi dico tutto questo perché in realtà questo cinema che faccio non è facile, effettivamente, non lo è, perché abbiamo perso il senso del mistero. Cioè, siamo arrivati oggi coi telefonini a riprendere scene, a riprendere assassini. È una cosa terrificante. Un ragazzino danese ha ammazzato uno, l'ha ripreso e l'ha mandato in internet. Se è vera anche questa notizia di stamattina, di questi ragazzi che hanno deriso addirittura questa povera disgraziata che è morta sotto un autobus o qualcosa del genere, ma è la distruzione dell'essere proprio, la distruzione. Allora, poi dico, è tutto sbagliato, come diceva Bartali, è tutto sbagliato. Ed è tutto da ricominciare, da rimettere nelle zone della decenza dell'essere, perché partiamo così improvvisando da cose che trovo assurde. C'è uno Stato che ha i militari. Ma com'è possibile? Perché ci sono i militari? Perché hai paura che qualcuno ti attacchi. E perché qualcuno ti deve attaccare? Ammettiamo che tu hai la fortuna di, non so, di vincere all'Enalotto e ti compri una bella macchina e qualcuno te la vuol rubare, no? Cioè, da dove nasce? Dallo stesso genere di ricchezza. Perché se una persona, vi assicuro che vi dico la verità, quando avevo 18 anni mi sono trovato a Milano, non avevo soldi completamente e avevo i miei problemi da risolvere. Non è che se passava uno per strada ricco dico adesso gli prendo il portafoglio, non mi è mai venuto in mente, perché fortunatamente, diciamo, la natura mi ha fatto in questo modo. Non capisco
come si possa attaccare un altro, non è concepibile. Il decalogo di Lo Piccolo dice non bisogna rubare, e questi rubano costantemente, perché lui dice non bisogna rubare alla mia famiglia, ma tutti gli altri li dobbiamo fregare, anche distruggendo i loro negozi. Ma che tipo di etica è questa? Che malformazione mentale hai? Cioè, perché hai una pistola ti senti più forte di un altro, perché hai il coraggio di incendiare e far del male, ti senti più forte, più furbo, sei capace. E poi quando li osservi capisci che lo stato della loro esistenza è l'ottusità. Lo vedi, che non hanno niente di sensibile, niente. Solo questa determinazione, sono stati fatti e costruiti per questo motivo. E questi che possiamo chiamare infiltrati si trovano dappertutto, nella politica e nella religione, perché un religioso che prende le armi per ammazzare un altro, per difendere Dio, pensate, uno che difende Dio, ma è già una cosa ridicola, no? Chi sei tu? Che cosa vuoi? Ma vai a lavorare, direi, vai a lavorare. È giusto? Ora, non posso sinceramente dire che tutti abbiamo gli stessi gusti. Dante, la bellezza è nella varietà delle cose, e quindi non tutti sono propensi alla meditazione. C'è gente che ha l'idea di mettersi ferma per 45 minuti, diventerebbe pazza, no? Ha un altro genere di esistenza, quindi non si tratta di uniformare e fare che tutti pensiamo che l'esistenza sia così, per me deve essere per te. I peggiori sono quelli che credono di far del bene, che vogliono costringere gli altri ad essere come sei tu, quella è la cosa peggiore, no? Dice faccio del bene, no, tu fai del male, devi farti gli affari tuoi, ognuno è libero della sua esistenza. Però visto che viviamo in una società civile, dovrebbe essere così. La democrazia in una società civile non è fare quello che ti passa per la testa, è applicare delle regole che vadano bene per tutti. Quindi se uno sta in casa non può sopportare che un altro usi dei volumi che lo disturbino. Viviamo all'interno di una società civile, per strada non puoi sentire questi motorini assurdi con questi volumi, devi usare un volume regolare senza truccare le macchine, le cose, non dare precedenza. Uno deve fare attenzione a passare sulle strisce perché ti stirano come in un cartone animato, no? La democrazia è questa, è rispettare gli altri, perché uno va per strada e dice, che faccia di cazzo che ha quello lì? Eh no, anche tu ce l'hai, cioè siamo pari, non è che... non è possibile. Questo lo dico anche per questo film che ho fatto, non posso pretendere, è un film che parla di un certo genere di misticismo, che frequento da circa 37 anni, quindi è ora di andare in pensione in questo punto qua, mi pare che a 35, mi pare vero, si va in pensione, e lo considero un servizio da parte mia, questo cinema lo faccio come senso di dovere nei confronti di un pubblico che mi ha fatto fare una vita meravigliosa, lo dico sempre, li ringrazio, cerco ogni tanto con la musica di accarezzarli, ma poi bisogna prendersi anche delle responsabilità, cioè... L'esistenza è molto complessa, è una cosa molto complessa. Come diceva Teresa d'Avila nel suo Castello interiore, in una magnifica parabola descriveva questo mendicante che sta davanti a un castello, un palazzo immenso per bellezze e ricchezze, e lui che mendica e chiede l'elemosina, e dice quello è tutto tuo, cosa stai lì a fare? Quello che c'è dietro è tutto tuo. Abbiamo una ricchezza come esseri impressionanti, un cervello che fa paura. Questi, ecco, trovo l'ateo davanti, mi danno l'ateo, mi danno queste riviste, no? Sono sceso in campo ultimamente proprio perché mi ha irritato un pochettino in questi giornali la notizia sempre di questi scienziati. Sapete, ci sono oggi due tipi di scienziati, lo scienziato credente, che è uno che stimo molto, e lo scienziato non credente, che non stimo, ma non perché... Per preconcetto, perché non dice niente di interessante secondo me. Allora, quando un biologo va a un festival di questi della scienza e dice questa è l'unica realtà, il resto sono sciocchezze, stai calmo, cioè lavori
lavori in una simile scienza e affermi questo, quando il primo dovere di uno studioso, di un ricercatore, è l'ombra del dubbio, stai calmo, perché è complessa questa esistenza, molto complessa, ci sono dei misteri che non si sa neanche che cosa siano, e tu come parli così? Allora gli direi: Signore, quando tu sei in grado di spiegarmi cosa sono i pensieri, da dove arrivano, perché la fisica giustamente si occupa di cose che può sperimentare, però se io penso male di te non lo puoi sapere, non sei in grado di saperlo, quello che penso della scienza, ma io della scienza penso bene perché sono un fan della ricerca scientifica, specialmente quando le due cose si uniscono, giusto? Allora, questi misteri che cosa sono? L'uomo perché nasce? Come è nato? Allora, ho scritto una cosa che mi ha chiesto un monsignore, ho impiegato un mese per rispondere, però dopo questa storia l'ho scritta. E ho descritto nella prima parte la complessa macchina dei flessori, per esempio, no? Dei sinoviali. Il movimento di questo bicchiere qui mette in funzione una serie di movimenti di una complessità pazzesca. Allora dico, com'è possibile che oggi ci siano delle persone grezze, grossolane come gli antichi barbari, che sono, come intelligenza, inferiori al loro meccanismo? Questa è la domanda, com'è possibile? È come se uno che guida una macchina è più scemo della macchina che guida, è una roba pazzesca. È impossibile. Quindi, non è interessante guardare, mi rifaccio a certi grandi colossi del passato come Giordano Bruno o Spinoza, fate voi. Uno si deve misurare con queste intelligenze, perché respirando aria di montagna, non stando nel fango, che miglioriamo, capito? Che diventiamo più intelligenti, che la donna che ami sarà più felice di far l'amore a un certo livello, non come le scimmie, che proprio ta 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 è finita la storia, no? Non è quello che bisogna raggiungere. E, dicevo, riferendoci a questi che avevano capito che nel molteplice sta l'uno, che lo spirito sta nelle forme. L'altra sera da Fazio, ospite da Fazio, ho parlato, secondo me, della eccezionale esperienza di una nuvola, esperienza estetica. Uno vede una nuvola, si innamora di un colore autunnale, di un cielo, di certi colori. Allora l'esperto ti dice: ma sai, la nuvola sono gocce d'acqua. Lo so, caro, lo so, ma non importa, sono due cose diverse. Quindi proprio in quell'occasione, siccome mi ha coinvolto in una domanda in cui mi chiedeva della meditazione, sai, dire in televisione in un minuto come meditare non è una cosa semplice, però non dirlo, poi sembra che uno voglia fare chissà che cosa, mi sono buttato. Però gli ho detto, a proposito di questo, che siamo in grado di sapere tutto sul suono, dico tutto. La velocità del suono nell'aria secca, temperatura di 21 gradi, che ha maggiore velocità nel liquido perché nell'acqua è più veloce che nell'aria. Conosciamo l'altezza, il timbro, possiamo fare di tutto. Ho lavorato sul suono, mi dovete credere, a dei livelli impressionanti, come proprio penetrazione molecolare proprio. Una volta che tu sai tutto questo, adesso ho una certa età e vi posso dire che nella mia vita è aumentata in una maniera esponenziale questa cosa, forse questo incrina l'emozione di fronte a un'opera di Bach, forse questo mi distoglie dalla bellezza emotiva dell'opera, ma vai a quel paese, figlio mio, perché il mistero è questo, come si possa cristallizzare in un'opera una simile esperienza emotiva. Dalla canzonetta, perché anche la canzonetta nella sua miserabilità è grandiosa, perché è una cellula misera di cose divine. E quando qui abbiamo tutti una certa età, ascoltiamo una canzone degli anni 60 ben riuscita, che è riuscita appunto in 3 minuti a sintetizzare un'epoca, a volte un decennio, gli umori degli italiani, i loro movimenti nelle strade, i loro desideri, le loro angosce sono sintetizzati. Come puoi spiegare questo scientificamente? Non è possibile. Devi accettare il fallimento, oppure, come dico io, due mondi paralleli che non si possono mischiare.
pur avendo studiato sul suono, quando ascolto una cantata di Georg Friedrich Händel rimango allibito dalla bellezza di questa cosa. Che cos'è? Un codice. È un codice, come codice va interpretato, perché è evidente che una musica occidentale fatta sentire a un gruppo di pigmei africani, come la loro musica per noi, ma loro hanno altri parametri che funzionano nella comunicazione, no? Grazie, arrivederci.